bentornati tutti quanti sul canale di Sack Face. Io sono sempre Season. Corse, sparatorie, non si ferma niente. Niente può fermare Ethan Hunt, niente ferma Tom Cruise. Mission Impossible non e non vuole fermarsi, e anzi non deve fermarsi. Siamo arrivati al nuovo capitolo. Oggi vi porto la recensione di Mission Impossible Fallout. Allora, è uscito proprio ieri in sala e l'ho potuto guardare oggi proprio. Che dire? Bello! Ah, non ci saranno spoiler, quindi andate tranquilli, sito ieri in sala, è una recensione appena fresca, non ci sono spoiler. Corse, sparatorie, Ethan Hunt è sempre al centro della tensione, sempre pronto a dare scassottate ai propri nemici. Rebecca Ferguson, grande gnocca, è ritornata nei panni di Ilsa. Poi c'è Simon Pegg, che recupera il migliore amico di Ethan Hunt, la sua vecchia moglie, nuovi rivali, nuovi amici, Erin Kevy con Buffy non vero, Barba, dopo i Buffy di Superman in Justice League, qui un po' meno baffuto con Barba, ma i Buffy di Erin Kevy non servono perché lui è il villain del film, c'è anche la grande Angela Bassett, ve lo ricorderete nei famosi American Horror Story, però vi ricordo anche che lei è la madre di Shuri e di X'Challa in Black Panther. Se non mi ricordate, era proprio lei invece, Angela Bassett era la madre di Shuri e di X'Challa, ovvero di Black Panther e di la futura nuova Black Panther. Allora, film molto concentrato sull'azione politica, sul terrorismo, sulla bioingegneria, tutta roba biotecnica. Bombe, esplosioni, distruzione, salti da palazzi dove Tom Cruise si è fatto pure male, portato sul set, inseguimenti, polizia che muore, poliziotti che muoiono, una gnocca bionda che me la ricorderò da qui fino ai prossimi 30 anni, intelligence britannica, se l'intelligence americana, tutti i rivali, tutti i controversi, tutti che si menano, tutti in questa grande occasione di fare guerra. C'è un riscontro politico, un riscontro sul terrorismo, un tema che tutt'altro al mondo d'oggi reale esiste. E quindi credo che questo film voglia riciclare anche un po' la tematica del terrorismo. Non vorrei dire troppe minchiate, però secondo me va verso quell'azione. Ritorna la musica originale del film. Bellissimo, tema iniziale della sigla d'apertura, tema iniziale finale della sigla di chiusura. Tema un po' riconcentrato e riprodotto in diverse fasi del film, dagli inseguimenti più lenti fino ad arrivare agli inseguimenti più epici. A bordo di un elicottero con Henry Cavill che spara con un mitragliatore come se fosse Superman incullato con un mitragliatore. Superman non usa le armi, Henry Cavill con i baffi usa le armi. Poi colonna sonora mi si è ottimizzata, regia mostruosa, gli inseguimenti, tutte le scene d'azione sono ben registrate, ben magnificamente evolute, Tom Cruise non vuole fermarsi, si mette sempre il tosto, mai con una sostituzione, infatti lui stesso si è fatto male sul set perché lui si crede in questi film, ma anch'io si credo in questi film, non è una solita tamarrata americana, è un film d'azione vero e puro, come il grande 007, per soprattutto gli ultimi, con Daniel Craig, però sono due generi completamente differenti. Due attori, Tom Cruise e Daniel Craig, che vanno a fare le spie. Due attori, agenti segreti. Due attori che si meritano la loro passione nei loro film. Bravissimi, Tom Cruise è sempre in ottima forma, sempre magnificamente evoluto. Film abbastanza anche lunghetto, direi. E forse il Mission Impossible più lungo della saga. 2 ore e 20 di puro divertimento e intrattenimento. Pochi momenti di noiosità. Difetti ce ne sono, naturalmente, però non mi risolvo a dire, se no mi faccio spoiler. Ritmo del film veramente equilibrato, da scene d'azione adrenalinica si passa a dialoghi che non sbilanciano completamente il fattore del film, ma che in un certo senso incrementano quello che lo spettatore vuole sapere. Altre priorità, altre cose sui film, altre cose ancora. E la verità viene nascosta, la moglie è morta, la moglie che non si crede più morta, la moglie che vuole stare lontana da Ethan Hunt che attira sempre su di sé l'apocalisse globale delle altre nazioni. Ethan Hunt è un ricercato che a sua volta diventa ricercatore di un ricercato, come si suol dire. Ethan Hunt è uno che il carisma se l'ha fino sopra i testicoli, per farvi capire. Tom Cruise spettacolare, anche Rebecca Ferguson gnocca,
molto gnocca come attrice, ma Irsa è veramente tamarra, è un personaggio tamarro, cassuto, non ha paura di niente, da una moto sparare si mette in seguimento di auto della polizia, sa per ammassarmi, no? Scherzo, Ethan Hunt non muore in questo film, non muore nessuno praticamente. Non è uno spoiler, vabbè, si sa che comunque in nessun Mission Impossible loro sono morti. Quando il personaggio di internet interpretato da Tom Cruise morirà in un Mission Impossible, il personaggio morirà con esso. Ma sono sicuro al 100% questa cosa non accadrà mai. Ultima precisione, il film ha qualcosa di veramente emozionante dal punto di vista visivo. Dalle città più belle si parte da Parigi, i francesini, ulala, io ho baguette. La baguette non spara, ma sì, c'è una sparatoria a Parigi, si passa a Londra. A London, il Big Ben che osserva e la Torre d'Orologio che osserva dall'alto il susseguirsi di una sparatoria nelle metropolitane di Londra. Via così, da fino a Londra per passare da una cattedrale tutti che stanno pregando perché c'è la messa, fino a scaricarsi sul tetto all'inseguimento di un elicottero. Questo è Mission Impossible Fallout, un film veramente dramma, tanto quanto veramente divertente. Ci sono delle scene comiche anche abbastanza divertenti dei personaggi, non troppo, comunque un film di action non deve essere troppo comico. Però il personaggio di Simon Pegg è sempre cassuto, e mi piace come personaggio. Comunque, fatemi sapere nel commento qui sotto cosa ne pensate, se vi è piaciuta la recensione lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto, seguitemi su tutti i social, qui tutta la settimana Sackface, noi ci vediamo alla prossima recensione, ciao a tutti, un bacio al mio pubblico!